Ora un altro relatore, il carissimo amico professor Antonio Mario Caputo. Leggo alcune notizie del suo curriculum. È un brindisino da più generazioni. Nel 73 consegue la laurea in economia e commercio e nell'89 quello in magistero. Direttore di biblioteca in pensione e attivo componente della Società di Storia Patria per la Puglia. Di tale antica istituzione culturale socio-ordinario della sede regionale nell'Università degli Studi di Bari e ricopre la carica di segretario della sezione di Brindisi. Da tempo è impegnato a divulgare la storia di terra di Brindisi, alternando altri argomenti di varia umanità e storia che non manca di ricercare e indagare con attenta e puntuale professionalità. Direttore emerito della Biblioteca Pubblica Arcivescovile Annibale De Leo di Brindisi, ha svolto per 11 anni funzione di vicepreside in scuole statali. Ha fatto parte dell'ufficio beni culturali dell'Arcidiocesi di Brindisi Ostuni. È stato tra i responsabili dell'allestimento del Museo Diocesano Giovanni Tarantini, ubicato nella chiesa di Santa Teresa nell'omonima piazza, e componente effettivo della giuria Premio Nazionale Umanesimo della Pietra di Martina Franca, e socio fondatore dell'Associazione San Lorenzo da Brindisi e della Cattedra Laurenziana. Dal settembre 2006 è stato insignito della nomina di socio onorario del Rotary Club di Brindisi. L'11 aprile del 2011 Papa Benedetto XVI gli ha conferito l'onorificenza di Cavaliere di Santa Romana Ecclesiae Auguste Crucis Insigne Pro Ecclesiae Pontefice. In giugno del 2014 il presidente Giorgio Napolitano l'ha nominato Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Giornalista pubblicista, annovera al suo attivo la pubblicazione di libri di carattere storico e cronachistico, alcune dei quali adottate nelle scuole pubbliche statali. La sua firma compare inoltre su quotidiani, giornali, periodici e anche su cataloghi di mostre e rassegne. A te Antonio per la tua relazione. Buonasera a tutti. Un ringraziamento prima di iniziare al presidente del Rotary Club Valesio, dottore Paolo Panunzio, che ha voluto fortemente, non si vede l'immagine, che ha voluto fortemente che questa manifestazione culturale avesse luogo. E al moderatore, all'amico professore Pino Cecere, però prima di iniziare io ho dato un titolo alla mia relazione, i personaggi che sono stati dietro alla valigia dell'India, sono tanti. Prima di iniziare volevo ricordare un personaggio brindisino, il dottore Rosario Mascia, il quale al centenario della valigia delle Indie editò un libro per i tipi della TM di Manduria che si intitolava appunto La valigia delle Indie. Ed è stato lui in definitiva il primo che ha fatto uno studio economico, demografico e statistico di un libro che è quasi introvabile, perché naturalmente i tipi erano della TM, però i soldi li mise lui, un centinaio di copie. La Biblioteca De Leo è in possesso di questo libro, così come anche la Biblioteca Provinciale. Poi per il resto credo che sia introvabile. Quindi mi è sembrato doveroso ricordare il dottor Rosario Mascia, che indirizzò me poi per fare la tesi di laurea. Quindi un memore ringraziamento, è venuto meno all'età di 54 anni. Poi un ringraziamento al professore Domenico Urgesi, presidente della Società Storica di Terra d'Otranto, perché in definitiva in questo periodo è stato proprio lui a voler sollecitare in una riunione di direttivo la Società di Storia Patria, in uno con il Rotary Club Valesio,
a voler ricordare questa volta i 150 anni della valigia delle Indie. Onore al merito. Saluto anche il mio fraterno amico, presidente professore Giacomo Carito, che ha voluto che fossi io ad aprire per quanto riguarda la Società di Storia Patria per la Puglia, e quindi do inizio alla mia relazione. La valigia delle Indie, i personaggi. Mister James Hudson, 1810-1885, il diplomatico inglese più italiano degli italiani, già amico di Camillo Benso, conte di Cavour, Massimo D'Azeglio e Bettino Ricasoli, dopo l'unificazione d'Italia del 1861 si rese conto dell'importanza che poteva rivestire per il nuovo governo italiano un approdo da ricercarsi fra i vari porti d'Italia per la linea mista marittima e ferroviaria, postale, passeggeri e merci della valigia delle Indie, che dopo varie tappe giungeva fino a Bombay, nelle Indie orientali. Questo gentiluomo inglese e italiano-inglese insieme, Mr. Hudson, su commissione del conte di Cavour, presidente del Consiglio dei Ministri del nuovo Stato italiano, dall'alto della sua influenza chiese al suo governo inglese di far transitare attraverso l'Italia con arrivo e sosta a Brindisi la valigia delle Indie. L'Italia dell'alta diplomazia avanzò un'offerta al governo inglese: realizzare un'economia di tempo di almeno 3 giorni, cosa non da poco, rispetto alla via francese di Marsiglia. E per invogliare maggiormente la Gran Bretagna, l'amministrazione postale italiana offriva per il trasporto della corrispondenza delle tariffe inferiori a quelle praticate dalla Francia. Inoltre, garantiva di poter provvedere al rapido passaggio della valigia da Susa ad Ancona. L'offerta italiana era molto allettante, ma il governo britannico preferì rinviare ogni ulteriore trattativa a quando sarebbe stato costruito il tronco ferroviario Ancona-Brindisi e quando il nostro porto avesse avuto tutte quelle attrezzature che avrebbero potuto garantire un sicuro approdo sia ai grossi piroscafi e quindi anche un sollecito servizio postale. L'unificazione nazionale aveva trovato il porto di Brindisi in uno stato di deplorevole abbandono, dovute a cause da rimandare a importanti pregressi e vari fatti storici, per cui la città di Brindisi e il suo porto erano stati protagonisti già sin dall'epoca romana. Il 27 luglio 1842 una commissione ad hoc reale emanò un decreto che all'oggetto riportava sovrana risoluzione sull'esecuzione dei lavori atti alla restaurazione dell'antico porto di Brindisi e della bonifica dei suoi territori. Un decreto ministeriale quindi che riguardava esclusivamente Brindisi, il suo porto, e la bonifica dei suoi terreni. I lavori previsti per Brindisi ebbero il loro corso. Non solo questo, ma successivamente, precisamente nel 1862, il Regio Parlamento approvò un vasto programma di costruzioni ferroviarie, tra cui erano previsti gli allacciamenti di Ancona con Foggia e di Bari con Brindisi. Le ferrovie meridionali iniziarono l'attività di collegamento nel 1863 per la realizzazione dei progetti riguardanti tronchi ferroviari Ancona-Brindisi, Foggia-Napoli, Pescara-Sulmona. Il 25 maggio 1865 veniva finalmente inaugurata la linea Ancona-Bari-Brindisi. 2 anni dopo, nel 1867, su pressione del solito ed efficiente diplomatico Mr. James Hudson, accompagnato e confortato dalle relazioni dell'ingegnere e architetto Severino Grattoni, dell'imprenditore politico senatore del Regno Giovanni Giuseppe De Vincenzi, ministro dei lavori pubblici, e dei tecnici collaboratori Angelo Sismonda, Sebastiano Grandis, Giuseppe Medail e Ferdinando dell'Espes, sembrò che il governo britannico stesse per prendere una importante decisione
favorevole alla unificata nazione del Regno d'Italia. In questo delicato frangente storico valse l'esperienza e la indiscutibile professionalità dell'illustre ingegnere architetto Severino Grattoni, che tra l'altro aveva progettato e diretto i lavori per la costruzione del traforo ferroviario del Frejus, lungo oltre 12 chilometri tra Francia e Italia, inaugurato nel 1871. Si trattava in assoluto della prima galleria di grandi dimensioni scavata in una montagna. Al pari del Grattoni erano le credenziali dell'ingegnere Ferdinando de Lespès, anch'egli autore di una pregevole e credibile relazione indirizzata al governo inglese. L'ingegnere de Lespès era stato tra l'altro promotore ed esecutore del progetto per la riapertura del canale di Suez. Per la cronaca storica, lo stesso de Lespès aveva anche completato con successo il canale di Panama. Di fronte a queste prerogative, a queste credenziali, nel 1867 il governo britannico decideva di inviare in Italia il capitano Ralph W. Tyler con l'incarico di attingere da fonti attendibili tutte quelle informazioni che potevano interessare il transito della velivolo delle Indie. Il capitano Tyler della Marina Britannica stesse un rapporto nel quale si confermava che la via di Brindisi non solo era più breve di quella di Marsiglia, ma presentava il vantaggio di poter limitare, abbreviandola, la corsa marittima e di aumentare di contro il percorso in ferrovia, offrendo di conseguenza minori eventualità di ritardi legati, così disse e scrisse, ai capricci delle maree, con maggiori risparmi di tempo, poiché la linea ferroviaria era una cosiddetta linea dedicata, senza sbavature di orario. Il capitano Ralph W. Tyler concludeva la sua relazione affermando che alcune difficoltà che pur aveva riscontrato erano facili a superarsi. In definitiva, la via d'Italia diventava di tutta convenienza per la valigia delle Indie e poteva adottarsi a partire fin da giugno del 1868, quando era aperta sul Monte Nisio la ferrovia denominata Fell, dal nome del costruttore John Barraclough Fell, e l'intero viaggio fra Londra ed Alessandria d'Egitto si sarebbe potuto compiere in sole 15 ore. In pratica Tyler, rientrato in Inghilterra, caldeggiò il transito della valigia delle Indie attraverso l'Italia e naturalmente sino a Brindisi. Si trattava per la nostra città di una serie forse irripetibile di circostanze favorevoli da prendere al volo. Sebbene varie voci, così come ha detto il professore Mastrolia, voci straniere si levassero contro la proposta del capitano Tyler, il governo britannico, dopo alcuni viaggi di prova, ritenne opportuno di prendere i necessari accordi con le autorità italiane e precisamente con il presidente del Consiglio, che fu a capo del governo italiano dal 5 gennaio 1868 fino al 14 dicembre 1869. Nella persona dell'onorevole dottor Luigi Federico Menabrea. Il 1 giugno 1869 un treno speciale transitò tra Londra e Verona via Ostenda, città belga delle Fiandre occidentali, compiendo il percorso in precise 54 ore. Da Verona il convoglio proseguiva sino a Brindisi, dove il suo arrivo coincideva in modo perfetto con la partenza dal nostro porto per Alessandria d'Egitto di uno dei piroscafi, attenzione, della Compagnia Adriatico Orientale, 5 mesi più tardi, precisamente il 17 novembre 1869, l'imperatrice francese Eugenia de Montijo, moglie di Napoleone III, ultima sovrana di Spagna, inaugurò il canale di Suez, che fu aperto alla navigazione
il primo dicembre successivo, parliamo sempre del 1869. Fu necessario superare certamente alcuni inconvenienti che caratterizzavano la navigabilità del canale, specialmente di notte. Nonostante ciò, il traffico andò sempre più crescendo, grazie soprattutto alla continua espansione della navigazione a vapore. Appena precedentemente ho citato la città di Verona, compresa nel percorso ferroviario della Valigia. Permettetemi ora di riferirvi un fatto di estrosa cronaca. Nel 1898 scese alla stazione di Brindisi il famoso scrittore Emilio Salgari, o Salgari che dir si voglia, conosciuto autore di libri di successo del ciclo indo-maltesi, quali Le tigri di Monpracem, Sandokan, Le avventure della Malesia ed altri ancora. Salgari, uomo estremamente fantasioso, ma terribilmente pigro, non si era mai spostato dalla sua città natale, Verona. Eppure descriveva in modo attinente e credibile realtà indo. Ebbene, quando giunse al porto di Brindisi, volle assistere all'attracco di uno dei piroscafi della Valigia delle Indie. Osservò bene gente e bagagli che toccavano le banchine del nostro porto. Quindi, rivolto al personale del grande hotel delle Indie Orientali, Great Eastern India Hotel, oggi Grande Albergo Internazionale, che nel 1870 aveva aperto i suoi battenti quale supporto efficiente di ospitalità alberghiera proprio per... Ha perso la connessione? Vediamo ora se riusciamo ad avvisare Antonio per potersi riconnettere. Posso continuare a parlare? Chiedo scusa, dove si è interrotto il mio discorso? Salgari, mentre parlavo di Salgari. Grazie a chi mi ha fatto questo ricordo. Quindi Salgari, o Salgari che dir si voglia, vedendo l'attracco una dei piroscafi della Valigia ed osservando viaggiatori e bagagli, disse al personale dell'albergo orientale: finalmente qui a Brindisi ho respirato un po' d'aria d'Oriente. Lui che mai si era mosso da Verona, eppure aveva scritto dei libri famosissimi indo-maltesi. Al fascino del viaggio di Brindisi, dicevo, non sfuggì neppure la famosa scrittrice giallista inglese Agatha Christie, che nel suo famoso romanzo Assassino sull'Orient Express fece transitare il famoso treno da Brindisi. Giulio Verne, nel suo celebre romanzo Il giro del mondo in 80 giorni, a pagina 37 di una prestigiosa edizione, fa sbarcare il protagonista del suo romanzo, Phil Fogg, al porto di Brindisi. Per quanto riguarda ancora la nostra città di Brindisi, il 14 aprile 1872 il governo italiano e la società Peninsular and Oriental Steam Navigation Company siglarono la prima di una lunga serie di convenzioni postali. Contemporaneamente fu rescisso il contratto con la precedente società Adriatico Orientale, già citata in questa relazione, che sino ad allora aveva assicurato il servizio postale tra Brindisi ed Alessandria. La nuova società di navigazione, conosciuta in Italia e a Brindisi come Peninsulare o La Peninsulare, era la più potente compagnia di navigazione, l'ha ricordato anche il collega Mastrolia, in Europa, la cui concessione era affidata al governo britannico. Inoltre, la società Peninsular and Oriental Steam Navigation Company, con i lodevoli auspici del Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Giovanni Lanza, aprì i suoi uffici a Brindisi, presso Palazzo Montenegro, attuale abitazione del prefetto, dove sulla parte alta del portone d'ingresso persiste e si può ancora ammirare
lo stemma scolpito in legno della società di navigazione inglese. Si tratta di un artistico grande sole con numerosi raggi, una bella scultura lignea. Le lettere della valigia postale, una volta giunte a Brindisi, venivano infornate, avete capito bene, infornate, perché si pensava che il calore avesse potuto distruggere i virus di quelle missive, che provenienti da paesi esotici potevano risultare contaminate. Venivano praticati dei taglietti agli angoli delle buste per consentire al vapore di entrare all'interno delle lettere. Il famoso vignettista Walter Molino dedicò una copertina della Domenica del Corriere a questo evento. Gli interessi economici che orbitavano attorno all'affare valigia delle Indie erano notevoli. Se è vero come è vero che la compagnia SPA, Magazzini Generali Brindisi, e forse questa era un'intitolazione fittizia della società, nel 1872 tentò un'altra operazione speculativa con un finanziamento di ben 20 milioni di lire in appoggio alla linea mista ferroviaria e marittima della valigia. I soci finanziatori furono, su Altezza Reale, il principe Carlo Poniatowski, uomo politico e d'affari, discendente dell'ultimo sovrano di Polonia, il duca Cesarino Sforza, il commendatore Tito Cacace, presidente della Camera di Commercio di Napoli, ed il duca Michelangelo Caetani, celebre orientalista. Il gruppo acquistò a Brindisi una vasta area sul molo del canale Pigonati, precisamente sull'area attuale ex Montecatini, per farne un indotto consistente in una zona di attracco della valigia delle Indie. La SPA Magazzini Generali acquistò anche un'altra importante area, dove ora è ubicata la stazione ferroviaria, ed il computo degli interessi era, ed è chiaro, la SPA si impossessava in tal modo di un'importante zona marittima e di un'altrettanto importante zona terrestre ferroviaria. Il progetto fallì per la trattativa che il governo italiano stabilì prima con la Società Adriatico Orientale, che già il 25 ottobre 1870 aveva fatto salpare dal nostro porto il primo piroscafo alla volta delle Indie Orientali, e poi con la potente compagnia inglese Peninsular and Oriental Steam Navigation Company. Questi due siti che ho citato, Canale Pigonati e le stazioni ferroviarie, successivamente furono acquisiti dal comune di Brindisi. Ciò detto, quella dell'Italia che vedeva interessato il porto di Brindisi per il servizio di trasporto rapido, misto, marittimo e ferroviario, per passeggeri posta e merci via Londra fino alla India orientale, quella dell'Italia, dicevo, divenne via privilegiata. L'itinerario percorribile in 17 giorni era il seguente: Calais, Parigi, Modane, Torino, Alessandria, Piacenza, Bologna, Brindisi, Porto Said, Suez, Bombay, e naturalmente il contrario: Bombay, Suez, Porto Said, Brindisi. Brindisi, primo porto europeo ad accogliere persone e merci provenienti dall'Oriente. L'intraprendenza della ditta Teodoro Titi Import-Export di Brindisi portò nell'immediato la ditta brindisina, fondata ed operante già nel 1848, ad affacciarsi all'export internazionale. Fu un gran successo per la ditta brindisina, che fece conoscere originali prodotti provenienti dall'Oriente mai commerciati prima d'allora. Per dovere di cronaca, c'è da dire che la ditta Teodoro Titi Brindisi, ancor prima degli approdi della valigia delle Indie, aveva un traffico commerciale con il Cile, in quanto unica ditta italiana ed europea ad importare da quella lontana nazione il calcio cianamide, un concime minerale a lento rilascio di azoto e calcio, ottimo per le colture agricole, specialmente per il pomodoro,
quindi per il riso ed anche per l'ortofrutta di pregio. Tutto ciò purtroppo era destinato a terminare. Infatti il 15 agosto 1914 la pagina dei viaggi sui dépliant pubblicitari che riguardava Brindisi fu soppressa. Ciò avvenne per vari motivi, non graditi alla società inglese Peninsula che il professor Mastrolia tanto brillantemente enumerato, quali, si disse, la scortesia dei doganieri, la sfortunata circostanza di due deragliamenti registrati nella tratta ferroviaria nei pressi di Brindisi, precisamente il primo avvenuto nel settembre 1891 ed il secondo il 14 dicembre 1901, che provocarono lutti alle persone e danni alle cose, ed ancora il prezzo alto dei biglietti, le scarse attrattive di divertimento in città, insieme ad una scorretta concorrenza dei francesi. E beh, questo lo dobbiamo pure dire. Insomma, Brindisi e il suo approdo, quasi nel silenzio, furono definitivamente depennati dal famoso itinerario. Prima della conclusione di questo mio intervento, desidero elencare e ricordare i personaggi già citati, che sono solamente parte, che hanno contribuito in modo diretto e indiretto che la valigia delle Indie transitasse facendo scalo al porto di Brindisi. Su tutti, Mr. James Hudson, e poi Camillo Benso, conte di Cavour, Massimo D'Azeglio, Becchino Ricasoli, Severino Grattoni, architetto, Giuseppe Giovanni De Vincenzi, senatore del Regno, ministro dei lavori pubblici, i tecnici Angelo Sismonda, Sebastiano Grandis, Giuseppe Medail e su tutti l'ingegnere Ferdinando de Lespès, l'onesto capitano inglese Ralph W. Tyler, l'onorevole Luigi Federico Menabrea, presidente del Consiglio, l'imperatrice francese Eugenia de Montijo, re di Francia, Emilio Salgari, scrittore, Agatha Christie, giallista, Giulio Verne, scrittore, l'onorevole Giovanni Lanza, presidente del Consiglio, Sua Altezza Reale il principe polacco Carlo Poniatowski, il duca Cesarino Sforza, il commendatore Tito Cacace, il professore Michelangelo Caetani, imprenditore e orientalista, e Teodoro Titi, imprenditore marittimo brindisino. Dopo il 15 agosto 1914 non fu sufficiente ricordarsi dell'impegno dei citati gentiluomini per non far cancellare l'approdo della valigia delle Indie e Brindisi. Eppure Brindisi era stata al centro di ogni approdo internazionale, città cosmopolita ante litteram, che nelle sue strade aveva visto aggirarsi alla ricerca dei reperti dell'antica romanità forestieri delle più svariate nazioni in un assommarsi di fisionomie e lingue dagli accenti europei e orientali, che insieme ai bagagli con tipici caratteri orientali davano ragione allo scrittore Emilio Salgari: a Brindisi ho respirato aria d'Oriente. Si dissolveva invece quell'alone di romanticismo, di mistero, di avventura che per più di 40 anni aveva visto protagonista la città di Brindisi e il suo celebre e magnifico porto. Porto, grande albergo delle Indie e città che avevano visto transitare regnanti, diplomatici, spie, scrittori, faccendieri di ogni risma, avventurieri, avvenenti e fascinose signore, semplici e onesti uomini di affari. Ora tutto cadeva nel nulla. Il viaggio fino a Bombay veniva riposto nel cassetto dei ricordi che ancora oggi, con giustificata nostalgia, apriamo per ricavarne una ridda di emozionanti e irripetibili ricordi. Vi ringrazio dell'attenzione. Grazie Antonio, è stato bello sentire che cos'era Brindisi, nella speranza che possa ritornare a quei tempi, a quella bellezza e alla tanta gente che in Brindisi passava il suo tempo. Grazie Antonio. Grazie a te. Grazie.